Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati in questo nuovo video su Metal Talk Channel. Oggi voglio parlarvi di Mission Impossible Dead Reckoning, uscito il 12 luglio in Italia, io l'ho visto ieri al cinema. Sono andato alla proiezione delle 18:40 e c'eravamo solamente noi e un'altra famiglia. E devo dire che comunque il film dura 2 ore e 40, quindi è anche abbastanza lungo, quindi abbiamo preferito andare verso quell'orario e devo dire che comunque in ogni caso la durata del film non ha pesato per nulla. Il film è il settimo film del franchise della saga di Mission Impossible e appunto, come dice il titolo, è la prima parte di Dead Reckoning che poi finirà l'anno prossimo, che uscirà sempre a giugno dell'anno prossimo con Dead Reckoning parte 2. E inizialmente era stato annunciato come gli ultimi due film della saga, almeno quella per quanto dedicata al personaggio di Ethan Hunt interpretato da Tom Cruise, che quindi in teoria dovrebbe finire l'anno prossimo. Poi nelle ultime settimane Tom Cruise ha iniziato a dire che ha intenzione di interpretare questo personaggio fino a quando avrà 80 anni, un po' come Harrison Ford con Indiana Jones, solo che Indiana Jones sono 5 film, lui è già al settimo con questo, ma comunque insomma, bisognerà vedere tutto. Ma in ogni caso, tornando a Mission Impossible Dead Reckoning parte 1, è un film molto molto bello. Lo dico subito, è veramente una bomba per quanto riguarda sia la parte visiva sia la parte tecnica. Parliamo di un film action che tiene proprio un ritmo serrato per 2 ore e 40, non rallenta mai, inizia veloce e finisce veloce. La trama è anche abbastanza interessante, anche se diciamo bene o male, un po' come tutte le trame della saga, l'IMF composta principalmente da Tom Cruise, che poi viene ingaggiato per recuperare questa sorta di chiave che dovrebbe aprire un meccanismo che, guidato da una intelligenza artificiale, che consentirà a chiunque ne abbia il possesso di governare il mondo sostanzialmente. E ovviamente lui chiamerà in questa missione con sé i fidati Benji, Simon Pegg e Ludwig Steger, Vigrames, che tra l'altro Tom Cruise e Vigrames sono gli unici due che sono presenti proprio dall'inizio della saga del 1996 col primo di Brian De Palma. Faranno il loro ritorno anche Ilsa Faust, ovvero Rebecca Ferguson, e vari altri personaggi degli altri film. Bisogna ricordare Kittredge, che è presente addirittura anche nel primo Mission Impossible, la Dama Bianca, che è presente nel precedente Fallout, eccetera. E devo dire che il film ha delle ottime interpretazioni, sia per quanto riguarda quella di Tom Cruise, che ormai ci ha abituato benissimo al suo personaggio alla fine, e poi Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson. Devo dire che c'è anche un nuovo personaggio, quello di Vanessa Kirby, che poi sarà la nuova arrivata all'IMF e anche Keri Elwes, che avevamo già visto in tra gli altri in Dracula di Bram Stoker e in Sol l'Enigmista. Vanessa Kirby interpreta la vedova nera che era già presente nel settimo. Quella che entra nuova nell'IMF è la ladra, che sarebbe Grace, interpretata da Hayley Atwell, quella che ha interpretato in tutti questi anni questi film della Marvel, da Doctor Strange, Avengers, eccetera. E
Per quanto riguarda il lato della colonna sonora, anche egli è molto, molto interessante, anche se comunque non raggiunge i vecchi fasti precedenti come quelli di Hans Zimmer, eccetera, musiche di Lorne Balfe, e come produzione troviamo lo stesso Tom Cruise e Christopher McQuarrie. Tra l'altro bisogna dire che Tom Cruise tiene particolarmente a questa saga, ormai la rappresenta lui, la produce lui, ci caccia lui i soldi, ci fa tutto lui e decide anche il regista, lo staff, eccetera. E con Christopher McQuarrie ormai è già il terzo film che dice che Christopher McQuarrie, il terzo e il quarto, ma mi sembra il terzo, e la cosa va avanti molto molto bene. Christopher McQuarrie anche lui sembra trovato finalmente una identità molto ben precisa per la saga. E bisogna dire che il film sta andando benissimo, è considerato il miglior film della saga. Io sono un po' indeciso tra lui e Fallout, ma bisogna dire che Mission Impossible è quella saga che più i film avanzano e più migliorano. Fanno veramente di tutto per escogitare nuove cose, nuovi pericoli, più ci sono pericoli, più sembra che sono interessati a proporli. Tra l'altro, ovviamente Tom Cruise, lui è famoso per fare tutte le acrobazie in prima persona, quindi bisogna dire che bisogna dare atto anche a questo di Tom Cruise e in modo particolare nella saga Mission Impossible. La saga Mission Impossible è tutta basata sul suo personaggio, sulla sua persona e per lui per quanto riguarda proprio come attore, come produttore. Distribuita in italiano dalla Eagle Pictures e casa di produzione, troviamo la Paramount e la Skydance Media. Ovviamente tutto prende spunto sempre dalla serie televisiva di Bruce Jenner degli anni 60 e l'inizio mi è sembrato un po', quando ho letto quel Bering e quel sottomarino buttato sullo schermo, sembrava proprio l'inizio di Metal Gear Solid, per poi finire verso la fine che sembra anche Uncharted. E ricordo un po' tantissime cose, devo dire che comunque ha una bellissima fotografia, c'è tutto questo inizio molto molto caldo tra il deserto, poi c'è questo caldo diverso quando si va a Roma e poi a Venezia c'è tutto questo video che diventa quasi un film noir con tutte queste luci proiettate in questa pseudo discoteca, ma anche quando non sono in discoteca fuori tutto bellissimo con questi verdi, con questi azzurri. E devo dire che hanno fatto davvero un ottimo lavoro sia per quanto riguarda la fotografia sia per quanto riguarda il montaggio. Ci sono un po' alcuni errori visivi che tendono un po' ad andare nell'occhio. Non si sa se perché in fase di montaggio hanno dovuto per forza ripiegare così oppure sono stati degli errori, ma io non credo che sono stati così errori perché alcuni sono anche abbastanza evidenti, quindi molto probabilmente è stato un problema di montaggio, ma non avendo altro con cui montare. Tra l'altro bisogna dire che girare questo film è stato veramente un casino. Cominciato a girare, poi è successa la pandemia, è stato messo tutto in pausa, poi è ripresa la lavorazione, poi è ancora rimessa in pausa, è stato veramente un casino. Tantissime scene girate anche a Roma e a Venezia. E comunque alla fine tutto ciò è stato molto, molto interessante da vedere sullo schermo. Comunque stiamo parlando di uno dei film che ha il budget più alto. Si parla di 290 milioni di dollari, che lo rende uno dei film più costosi di sempre, appunto. Infatti si vede, hanno distrutto tantissimo, e comunque devo dire che anche per quanto riguarda il finale del film, anche se alcune cose sono un po' troppo costruite, un po' troppo surreali, ma è un problema che un po' la saga ha cominciato a prendere già dal terzo capitolo in poi, anche se in verità penso che a loro faccia piacere questa cosa perché, come ho detto, tendono a trovare sempre più cose da mettere dentro e soprattutto cose nuove. Quindi, nonostante siamo al settimo film, vediamo cose che negli altri film non sono stati fatti, a meno per quanto riguarda l'action pura.
Comunque le scene d'azione funzionano tutte, è comunque un film che velocissimo, non annoia, bellissimo, davvero una bomba di film, quindi davvero congratulazioni che dopo tutti questi anni il franchise riesce ancora ad essere così fresco, così moderno, e quindi io vi consiglio la visione. Diciamo che non è propriamente vero che non bisogna vedere i vecchi. Almeno gli ultimi tre film bisogna essere visti, almeno per quanto riguarda i personaggi, anche se ci sono anche personaggi dei primi, ma poi ci sono dei collegamenti ancora prima del primo film che qui vengono messi in luce per questioni di trama che noi prima non sapevamo. E quindi detto questo, ragazzi, veramente un bel film action. Io consiglio la visione. Fatemi sapere se voi l'avete visto, se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, se non vi interessa vederlo. Se magari dovete recuperare anche tutti gli altri film della saga, che io comunque consiglio, è una bellissima saga action. E grazie a tutti per la visione del video. Se vi è piaciuto, condividetelo, lasciate un commento. Come sempre, attivate la notifica per essere avvisati sui prossimi video, cliccando sulla campanella in alto. E io non posso che ringraziarvi per la visione. E come sempre, darvi appuntamento al prossimo video sul mio prossimo recensione, unboxing che sia. Grazie a tutti e ciao.